Salve, sono Sergio Malavasi della Libreria Malavasi di Marevagno.com e oggi, nell'ambito di una serie di incontri sulle più importanti collane editoriali che hanno lasciato un segno nella storia del Novecento, ho qua il piacere di avere il dottor Marco Magagnin della Fondazione Mondadori che ci parlerà della collana romantica. Allora, la Biblioteca Romantica nasce all'inizio degli anni 30, per la precisione nel 1931, ma il progetto data parecchi anni prima. C'è un lavorio dietro le quinte molto lungo per arrivare a questa lista di 50 volumi, perché può essere considerata una testimonianza di quella che è definita editoria di progetto, una collana che nasce con un numero di volumi definito e si sa che si concluderà con il cinquantesimo. Il primissimo volume della collana che abbiamo qua in una sua copia, La Certosa di Parma di Stendhal. L'idea è di far uscire questi volumi in un arco di tempo molto breve, 4 anni, 5 anni, e si fa una promessa ai sottoscrittori, perché inizialmente questa edizione, che è quella telata, pregiata con Carta India, eh? esatto, con i fregi dorati e tutto, dovrebbe uscire in questo arco di tempo e potrebbe essere, può essere acquistata da chi desidera farlo con una sottoscrizione iniziale o pagando a rate, quindi non è esatta, è inizialmente pensata. Esiste poi una seconda versione più economica con la copertina a paperback, anche se allora probabilmente non si diceva ancora così. I 50 titoli, rispetto al progetto iniziale varieranno, ma verrà rispettata comunque l'idea di assicurare la fruizione al pubblico italiano di romanzi in ottime traduzioni, garantendo la traduzione dall'edizione originale, perché molto spesso per letterature magari un po' più ostiche, tipo il russo, si traduceva dal francese e questo Che è un classico. portava a risultati che a volte erano Senta, inferiori alle mi dica aspettative. perché si chiama Biblioteca Romantica, perché mi sono arrovallato per anni per sapere perché questo nome. Allora, ci aiuta in questo il curatore di questa collana, Borgese, quindi uno dei nomi, dei numi tutelari della storia delle editorie in Italia, che proprio nella nota al primo volume, parlando di Stendhal e diffondendosi di più sul resto della storia della collana, dice: per opere romantiche intendiamo storicamente opere delle letterature cristiane e moderne. Romantico, come dice il nome stesso, è ciò che è nato dall'eredità di Roma. Quindi romantico in questo senso, insomma, non chissà con quali In un altri. senso si potrebbe allora forse interpretarlo al meglio, nel senso di una classicità di sempre. E i titoli della Biblioteca Romantica sono strepitosi, uno più bello dell'altro. Esatto, con una maggiore importanza all'Ottocento, mentre poi per arrivare sulla contemporaneità ai novecenteschi dovremmo attendere, e non dovremmo attendere molto, la nascita della Medusa. L'ultimo numero è stato pubblicato nel. L'ultimo numero, nonostante le promesse iniziali, è stato pubblicato nel 1942 perché con tante cose che sono accadute in mezzo, incluso il fatto che lo stesso Borgese, per motivi politici, si era spostato poi negli Stati Uniti, ci sono state molte lentezze. E alla fine è andata così, tant'è che poi gli ultimissimi quattro volumi non recano nemmeno più la firma di Borgese come curatore della In collana. compenso, siccome la collana era ben fatta, venne poi Esatto, riproposta. Questa, per esatto. esempio, è un'edizione ristampata negli anni 70 e poi ce ne sono state degli altri. Più precisamente, i prezzi, posso dire che sono dei prezzi contenuti. Noi vendiamo una collezione completa della Biblioteca Romantica, come Libri Malasia, a 250 euro e quindi sono Quindi, prezzi assolutamente, per quello che è il valore delle opere, esatto, sono prezzi veramente sì, per avere contenuti. caso un oggetto classico, quindi. Dottor Magnini, io la ringrazio infinitamente. Grazie a voi.